È trascorso il secondo giorno dell'allerta meteo arancione. A Pesaro e provincia inizia la conta dei danni. La pioggia abbondante caduta nella giornata di ieri ha lasciato parecchi ed evidenti segni. Tanto fango nei garage e negozi. I commercianti, come testimoniano le nostre immagini raccolte questa mattina, lavorano duramente per ripulire i locali e riprendere l'attività. La situazione è quella di un mare di fango che dobbiamo togliere e siamo un po' preoccupati più che altro per l'impianto elettrico perché non sta funzionando. A parte questo, la fortuna è stata che è successo di sotto. C'è una stima dei danni? No, ancora no, perché è successo meno di 24 ore fa, quindi continuiamo la battaglia contro il fango, poi dopo vedremo di fare i conti, insomma, di quello che abbiamo dovuto buttare via. Com'è stato ieri scoprire tutta questa situazione, tutto questo fango? È spiacevole, nel senso che ci siamo trovati a un certo punto con un'ondata d'acqua che arrivava qui da sud e quindi abbiamo cercato un po' in emergenza di chiudere le porte, non è servito a molto, poi abbiamo recuperato fortunatamente una pompa da una signora qui davanti, quindi abbiamo cercato di contenere i danni per come potevamo. Com'è la situazione? Ah, la situazione è che adesso abbiamo liberato tutto il garage con l'acqua, adesso c'è rimasta tutta la melma, adesso faremo pulire tutti i garage con questa melma, la facciamo togliere dallo spurgo e poi cerchiamo di rimetterci un po' in sesto. Le auto sono completamente distrutte? Le auto sono tutte da vedere, ma speriamo di no, spero per i proprietari perlomeno. Poco dopo le 11 eravamo qui a lavorare, a un certo punto abbiamo visto proprio un fiume di fango, perché quello era. Da vederlo saranno passati 30 secondi, ci ha inondato praticamente il negozio, loggiato il negozio, ha cominciato a entrare l'acqua, praticamente è arrivata fino allo zoccolo qui del bancone. E poi, per non parlare, laboratorio e magazzino, che abbiamo tutto dietro, forni, macchinari e quant'altro, praticamente avevamo una scarpa, se non di più, di fango e acqua. Quindi danni importanti, danni gravi. Importanti, oggi siamo chiusi non solo per pulire, ma perché non vanno i frigoriferi, non vanno la ghiacciaia, i forni di là, e quindi siamo fermi fino a che oggi pomeriggio non vengono a vedere i tecnici e sentiamo quello che ci dicono. Si poteva fare qualcosa per evitare questa storia? Allora, secondo noi, siccome già sono un paio di giorni che dicono di questa allerta meteo, secondo noi almeno passare il comune, passare con i sacchi di sabbia, li ha messi alle porte, alle vetrine, qualcosa avremmo risolto. Ma i danni sono stati molti, perché effettivamente nel momento in cui ci dobbiamo all'improvviso togliere strutture, diciamo, interne, all'improvviso portarle via, non sai dove e come, e dietro il sedere vedi arrivare l'acqua, sei costretto a correre, a andare via, perché se no ti affughi, rimani schiacciato dall'acqua, perché ieri è successo questo. Ma questa situazione si poteva evitare in qualche modo? Ma le situazioni si possono sempre in qualche modo evitare, però certamente noi, se siamo avvisati che c'è un qualcosa, ci interessiamo, ci diamo da fare, facciamo di tutto per dare una collaborata, ma è a monte che bisogna naturalmente rivedere il problema, a monte, nel senso, noi qui è la terza volta, io qui tre alluvioni ho preso. La stessa cosa, sempre il ponte chiuso, il ponte allagato, l'acqua dentro l'autoscuola, davanti. E quindi le stesse cose. Il perché naturalmente le dovranno vedere chi ne ha le competenze.